È il momento di inquadrare più da vicino il sottomarino Enrico Toti, S506 nella immatricolazione militare. I numeri a questo punto sono d'obbligo. Alcuni parlano da soli, altri necessitano di qualche spiegazione. La nuova unità, prototipo di una classe di 4, viene impostata alla Italcantieri, poi Fincantieri di Monfalcone, l'11 aprile 1965. In termini navali, è la posa della prima pietra. La costruzione dura quasi 2 anni, un tempo proporzionato alle difficoltà se si pensa che l'ultimo sommergibile costruito in Italia era uscito di fabbrica nel 1943. Il varo, alla presenza di una nipote del mitico bersagliere che lancerà la famosa bottiglia, avviene il 12 marzo 1967. Dopo 10 mesi di collaudi e addestramento, il Toti viene consegnato alla Marina il 22 gennaio 68. La buona qualità e le prestazioni registrate da questi prodotti nuovi della Fincantieri avevano attirato l'interesse di potenziali clienti che avrebbero voluto acquistare diversi esemplari della classe Toti e furono accompagnati i rappresentanti di questi paesi a valutare di persona le prestazioni in mare. La loro soddisfazione era piena e stavano per confermare l'ordine. Purtroppo la volontà politica del nostro paese non lo permise. Ancora numeri importanti e qualche istruzione per l'uso. Il Toti misura 46 metri di lunghezza e quindi 3 volte più corto dei sottomarini nucleari che deve cacciare e poco più della metà del vecchio Toti. Il dislocamento, che per gli amanti delle cose difficili è il peso dell'acqua spostata da uno scafo posto a galleggiare, ma che alla fine coincide col peso di una nave, è di tonnellate 536 in superficie e 593 in immersione. Questo significa che per scendere lo scafo del Toti imbarca 57 tonnellate di acqua. La velocità in superficie è di 9,7 nodi, sott'acqua di oltre 14. Anche questa è una rivoluzione rispetto ai vecchi sommergibili che viaggiavano a velocità esattamente opposte, 18 nodi sopra il mare e 7 in immersione. I sommergibili della Seconda Guerra Mondiale passavano molto più tempo in superficie perché dovevano raggiungere rapidamente l'agguato verso i bersagli navali. Il sottomarino Toti invece è stato progettato e quindi costruito per essere un sottomarino, quindi la forma dello scafo è assolutamente allungata, ha un po' la forma del sigaro e può fare velocità superiori in immersione anziché in superficie. La forma dello scafo che consente l'immersione delle grandi velocità poi non consente una buona tenuta del mare in superficie e quindi chiaramente si può anche soffrire il mare sul sottomarino Toti. La quota a cui il Toti esegue le sue osservazioni profonde è di 150 metri, ma la massima quota di collaudo che dà un'idea della robustezza della struttura è di 300 metri, 3 volte quella degli antenati della Seconda Guerra Mondiale. L'autonomia, a velocità di crociera, è di 3.500 miglia nautiche. L'equipaggio tipo è composto da 26 persone. L'armamento è di 4 tubi lanciasiluri, tutti a prora, dotati di armi filoguidate. Come funzionano lo capiremo più avanti. Siamo nel locale del Toti, dove sono riunite le sezioni di combattimento, ma anche la parte di vita del sommergibile. Infatti qui si lanciano i siluri, ma si mangia e si dorme anche. Vedete, su questa sella è inserito parzialmente un siluro di tipo filoguidato, è il filo che si utilizza per trasmettere comandi di controllo al siluro fino a quando non impatta sul bersaglio. Il filo è avvolto in questa bobina e si svolge durante il tragitto del siluro. Però vediamo che ci sono anche le cuccette, vedete, questa è la cuccetta bassa, questa è la cuccetta alta,
percepite che non c'è molto spazio, però le cuccette avevano la luce, questo era un extra piacevole. Sotto le cuccette sono stivati i tavoli, chiudendo la cuccetta ed estraendo il tavolo, il locale diventava la mensa di bordo. L'esiguità dello spazio a bordo del Toti, sia quello dedicato ai macchinari che agli uomini, non finisce di stupire. Per stivare gli alimenti destinati a una famiglia di 30 persone, il sottomarino non dispone che di due piccoli frigoriferi. Parte del cibo fresco, compresi prosciutti e ortaggi, deve sparire in spazi non tradizionali, compresi due tubi di lancio inutilizzati. Siamo sommergibilissimi, ma siamo anche italiani, quindi comunque amiamo il buon cibo. E il cuoco è una persona veramente, forse una delle più brave del sommergibile, perché è in grado con pochissimi mezzi, pochissimo spazio e poche risorse, è in grado di preparare dei piatti che riescono a far contento l'equipaggio. Uno dei piatti ricorrenti è la pasta alla carbonara, abbastanza facile a farsi e così aromatica da superare la insensibilità delle narici del sommergibilista, abitualmente immerso in un'atmosfera intrisa di tutto. Lavarsi è un problema. Nell'unico bagno c'è una doccia di dimensioni lillipuziane e l'acqua dolce è contingentata. Nei ricordi di molti marinai, la crociera tipo di una decina di giorni non prevede di fatto l'igiene personale.